Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci ancora nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo una canzone bellissima di Tracy Chapman che è Baby Can I Hold You? Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone è molto semplice e inizia con l'accordo di Re maggiore che sappiamo essere Re, sappiamo che questo è il Do, Re, Fa diesis, La. Suonati insieme e inizia così. Sorry. Poi va a mettere il Sol, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol. Sol, Si, Re è l'accordo di Sol maggiore e poi metterà il La, La. Do diesis mi, la maggiore, e farà così. Sorry is all that you can say. Arrivato a questo punto, si alterna. Una volta mette il mi minore e una volta metterà di nuovo il re maggiore. Cioè il mi minore è questo accordo qua, mi, sol, si, e quindi la strofa sarà così composta, cioè Sorry, quattro volte il re, poi due volte il sol e due volte il la. It's all that you can say. Quattro volte il mi, poi di nuovo sol e la. He has gone by and still. E si ritorna al re. Words don't come easily. Come vedete, si alternano il mi e il re. Like sorry. Like sorry, qua rimane sul La aspettando che ricominci la strofa. Forgive me. E così procede in questo modo. Poi il ritornello invece è sempre con gli stessi accordi e fa così. But you can say baby, baby, can I hold you tonight? Ritorna sempre al re. Maybe if I told you that I was, e questo è di nuovo mi, at the right time, la, you'll be mine. E poi procede sempre alternando la strofa e il ritornello con questi accordi che sono sempre gli stessi e che comunque si alternano a vicenda. Bene, avete visto, è molto semplice da suonare questa canzone. Io comunque vi lascio in descrizione la diteggiatura per la mano destra e per la mano sinistra e inoltre un link su dove trovare la canzone, il testo della canzone con gli accordi scritti sopra. Grazie e alla prossima.